Eppure quest'estate la prova costume, niente da fare, cioè l'ho provato, ma va, ma no come dico io. Non fa niente, non chiamo a mare. Salve! Ok, pozzi a mare. Il dietologo mi ha messo a dieta! Ho bisogno di pesce! Allora il dietrologo, non il dietologo. Nazzali! O posto giusto che fa per te! Qual è il titolo di questa canzone? Virilità. O pesce bel frisk e tuost! Come si masciuta a parlare alla fine? Ma non è provabile subito! Yamme, yamme! Ma questo è largo mergellina. Non so che cosa fare. Non sai cosa mangiare. A dieta dovrò stare. E a chi ho dice, pure io, ho detto la stessa cosa prima. Una cosa è certa, il pesce non può mancare. In che senso? L'ho visto su Instagram. Il pesce? Non vai più ad Amsterdam. No, io non sono mai organizzato per andare a Amsterdam. Vado a Palermo quest'anno. Ma col bagnino giochi a farla star. No, mettiamo questa voce in mezzo perché io non gioco col bagno a fare la star. E poi perché la star, lo star, io sono lo star, o dad. Vado al posto, basta con l'otto, compro del pesce, cosa ne esce? Nu fritti e paranze, che ne può uscire? È un po' viscido, mi sembra pallido. Ma chi non tutti si fanno ubide? Ah, no, scusa, stiamo parlando sempre del mangiare. Grazie a lui, se fai la star. Ah, guarda, in questa frase che hai detto, per quanto mi riguarda, c'è un po' di verità, eh. Facciamo pesce pesce, po. A parte che è ambigua come cosa, ma poi nessuno si era imparato un balletto. Non so se ti riesce, po. No, no, non mi riesce, guarda, fidati di me, non mi riesce, quindi evitam. Se assaggi ti rapisce, se ingoi ti addolcisce. Non mi sta girando lo stomaco, mi stanno girando tutti gli organi interni insieme. Se prendi quello giusto, lo mangerai con tu. Sì, però io preferisco i calamari, capito? Il salmone, sto parlando di questo. Il salmone, la trota, non mi piacciono. Pesce pesce, se la panza cresce. Già fatto, già mi sopportavo poco annanza col lavoro. Tu fai una dieta, con lui sarà completa. Ah boh, però, cioè, così mi metti poche speranze, se lo dici tu. Comunque Cenerentola si è mangiata tutto il ristrefavole, questo bisogna, scusate, evita. Ma cosa sto guardando? L'ho visto su TikTok, sei pronto per Bangkok. Ancora uso, io già a Palermo, perché prima fai a Amsterdam e poi a Bangkok? Il 2020 è stato proprio un flop. 2020 è stato proprio un flop, esatto. Anno in cui è uscita questa canzone. Voglio l'estate, spiagge affollate. E mo a Ust, ma pare giusta. In questo sogno, vedo già Vedi già tre? E che poi dice, scusa. Facciamo pesce pesce. No, no, no. Guarda, non so come dirtelo. Non so se ti riesce. No, guarda, te lo posso assicurare. Comunque sappi che è inutile che la continui a cantare perché non la canti, non ci casco. Si sta muovendo Bangor. Ah no, scusate. Guardate, ve lo giuro, se inquadrassero uno strunzo in merda per 3 minuti lo riuscirei a vedere con più facilità. Facciamo pesce pesce. Non so se ti riesce. Nulla ha già cantato. È nato pesce. Vabbè, quindi io andrei. E stai lì. Facciamo pesce pesce. La crusca. Po. Io sono veramente sconvolto perché proprio non ho capito in che senso lui diceva quella cosa. Cioè, forse magari mi sono impressionato io. Vabbè, comunque tu lascia, mi piace, tagga i tuoi amici qua sotto. Io me ne vado perché devo andare un attimo da Rootless Store, che c'ha i vestiti che devo andare a... In questo momento che stavo dando i video, starò a Palermo. Guarda lo spettacolo di luce, ho organizzato spettacoli. Sa dove che cacchio guardate?